Ciao a tutti ragazzi, oggi facciamo un altro video compare. Adesso lo sottolineo che è un compare, che qualcuno mi ha accusato che voglio riaprire la guerra analog vs digital, ma il titolo del vecchio video era un po' solo, un po' come dire, evocativo. Non voglio mettere, come dire, in competizione questi due mondi. Questo spazio è solo una comparazione per darvi la possibilità a chi non ha l'hardware di ascoltare sia l'hardware vero che quello finto. Ok, oggi, dato che tanti mi hanno anche detto perché utilizzi i plugin della Waves, perché non ci piacciono e quant'altro, utilizza qualcosa dall'Universal Audio. Oggi vi metto a paragone un 1176 della Universal Audio, che dovrebbe essere Silverface. Nel mondo come dire digitale abbiamo questa schermata qua, questo è quello del, dovrebbe essere Silverface della WAD 2, e poi nel mondo reale abbiamo questo qua, ok? Io li ho settati in modo che fossero matchati. Con gli stessi setting purtroppo non suonano uguali, ovviamente nel suo collega digitale quelli della WAD hanno in qualche modo cambiato gli stage di ingresso e di output. Infatti quando le vedrete messi a confronto i settaggi sono uguali, quindi l'attacco e il rilascio è uguale, la razza è uguale, però gli input e l'output sono differenti, però suonano allo stesso volume. Ovviamente c'è stato qualcosa di diverso quando hanno fatto il plugin. Ok, partiamo con ascoltare il plugin. Why did I want myself to have all of the answers and the meanings behind everything I see? To the point that I got sick. Ho scelto di fare una compressione abbastanza importante per sentire bene il compressore come si muove. Adesso ascoltiamo l'hardware. Why did I want myself to have all of the answers and the meanings behind everything I see? To the point that I got sick. I was enslaved. Adesso però voglio farvelo ascoltare più velocemente la AB, perché prima ho interrotto e non si è sentito esattamente ciò che accadeva. Sentiamo il plugin. Why did I want myself to have all of the answers and the meanings behind everything I see? L'hardware. Why did I want myself to have all of the answers and the meanings behind everything I see? Allora, sono davvero molto vicini, però a mio gusto, se ci avete fatto caso, l'hardware sembra che respiri di più. Sembra che il segnale sia più libero, tra virgolette, e anche un pochettino più dettagliato. Questo è comunque un comune denominatore che io sento, e l'ho detto più volte, fra l'hardware fisico e i plugin. I plugin sono molto veramente vicini, ma manca quella sorta di libertà del suono che invece viene dato dalla macchina reale e in alcuni casi anche più dettaglio. Bene. Spero che voi siate d'accordo col mio punto di vista, ma anche se non lo siete scrivetelo nei commenti e come sempre affrontiamo la discussione in modo, tra virgolette, sempre educato. È una cosa a cui tengo tanto. Il confronto ci sta, ma quando poi diventa, tra virgolette, come dire, maleducato, non va bene. Bene ragazzi, come sempre vi ringrazio per avermi seguito, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti!